Tra casini, il telefono non si spenga, ho messo già il telefono in carica, spero che funzioni un po' meglio. Dunque, il fatto è questo, sono stata un po' orripilata, anzi molto orripilata, da alcune decisioni che ci sono state da parte di un tribunale. Nella fattispecie parliamo del caso di Marianna Manduca, una signora che stava divorziando e aveva 3 figli dall'ex marito, diciamo, dal quasi ex marito. L'ex marito era un tossicodipendente che non lavorava e che picchiava, diciamo, regolarmente e brutalmente Marianne. Per questo lei aveva deciso di lasciarlo e aveva anche sporto 12 denunce perché comunque i maltrattamenti erano prolungati nel tempo, ripetuti, c'erano state minacce, insomma, la signora era stata, credo, anche ferita con addirittura degli oggetti, insomma era stata picchiata con delle sedie, un delirio più totale. Ma Marianna comunque era un geometra diplomato che aveva anche passato l'esame di Stato, per cui era una donna che aveva la possibilità di trovarsi un lavoro, nonostante quello che si dica del Sud. Sud non c'è tanto lavoro, secondo me poteva avere delle buone possibilità di trovarsi lavoro. Ovviamente i 3 figli adesso sono stati affidati non ai genitori di Marianna perché sono malati, sono entrambi cardiopatici, ma sono stati affidati a un cugino che ha dovuto prendersi carico di questi 3 figli, comunque traumatizzati dal fatto di essere orfani e di avere il padre comunque in prigione, con l'accusa appunto di aver ucciso Marianne. Inoltre l'omicidio di Marianne è stato particolarmente straziante perché l'omicida ha anche attaccato il padre di Marianne, dandogli anche lui delle coltellate, ma il padre era riuscito poi a disarmare questo aggressore. Però non era riuscito a salvare purtroppo la vita di Marianne, è arrivato troppo tardi, poverino. Quindi ha visto sua figlia morire praticamente davanti a lui. Ora il problema sta che il tribunale ha deciso di revocare i soldi, il risarcimento per i figli di Marianne. Dunque, la cosa mi ha scocciata parecchio, mi ha fatto star male perché comunque il cugino ha altri 3 figli, quindi sono 6 in casa e il risarcimento era 259.000 euro, che sono comunque dei soldi che sarebbero stati destinati all'università di quest'ultimi. E invece addirittura è stato chiesto di restituire tutto, cioè non solo non vi diamo più altri soldi, che secondo me quasi si meriterebbero perché, anzi senza quasi, si meriterebbero perché comunque hanno avuto una tragedia evitabilissima, perché comunque Marianna aveva denunciato ben 12 volte e non era stato fatto niente, o non abbastanza. Comunque addirittura togliamo questi soldi a questi minorenni. Io dico, ho molti dubbi che l'Italia sia ancora uno stato civile, perché queste cose non dovrebbero succedere. Innanzitutto lei dovrebbe essere ancora viva e vegeta. Lui, se aveva dei problemi di gelosia, si poteva andare a curare, oppure per esempio poteva smettere di prendere droga, che la cosa avrebbe aiutato, magari non risolto ma aiutato, perché se uno è di animo stronzo ci resta e non cambierà mai, però se si droga è ancora peggio, e ve lo posso dire per esperienza personale. Dunque, io questo lo dico, lo ripeto, se una persona fa uso di droghe tipo la cocaina, può arrivare secondo me ad avere paranoie di tutti i tipi. E questo lo penso e non cambierò mai idea su questo. Diciamo che al limite potrebbe farmi cambiare idea uno psicologo veramente preparato. Quindi questo è quello che io penso. E per quanto riguarda invece Marianna, lo Stato si è difeso dicendo che non si sarebbe potuto comunque fare niente perché lui aveva la ferma intenzione di ucciderla.
e non avrebbe mai cambiato idea, non si sarebbe mai calmato. Ma l'avessimo messo in prigione per diversi anni, forse, e poi in un istituto psichiatrico l'avessimo un po' rinchiuso, forse non sarebbe successo, no? E questi tre bambini avrebbero comunque la loro mamma che li amava tantissimo. Invece, cosa è successo? Che addirittura è stato fatto un altro torto a Marianna, perché lui era andato a prendere i piccoli una volta e Marianna glieli aveva lasciati perché comunque i figli avevano diritto di vedere il padre, anche se il padre era quello che era, insomma. E lui poi non glieli aveva più riportati. Il tribunale cosa ha fatto? Invece di dare i figli alla mamma, che comunque non era pregiudicata, non si drogava, eccetera, ha dato i figli al papà, perché evidentemente al giudice, a questi giudici gli piacciono gli uomini che menano le donne. Per cui, cioè, questa è la nostra giustizia, no? Io vi chiedo scusa se ho fatto degli errori, correggetemi, spero, con educazione, perché io posso sbagliare, però, insomma, da quello che ho letto e da quello che ho sentito, ho cercato di documentarmi, le cose sono andate in modo tragico e, scusate, vergognoso, veramente vergognoso. Cioè, è insopportabile quello che ho letto. Comunque, questa è l'Italia. E poi si dice che non c'è il sessismo, che ci sono le quote rosa. Vedo tutto. Vedo i progressi della nostra civiltà e inizio a mettermi le mani nei capelli proprio. Va bene, io vi ringrazio, vi mando un bacio e spero che un giorno la civiltà trionfi, ma non ne sono sicura.